But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Ciao a tutti community e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giornata di pulizie, inizio aspirando il divano. È una cosa che andrebbe fatta comunque periodicamente, perché la polvere, come è vero che si deposita sui mobili, si deposita anche sul divano. Aspirare per bene tutto il divano è una cosa necessaria. Io intanto ne approfitto per ricordarvi, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Ora prendo del bicarbonato e cospargo in modo uniforme sul tappeto. È un ottimo metodo per effettuare una pulizia profonda del tappeto. Ora non rimane che lasciarlo agire per quante più ore possibile. Io ad esempio ho lasciato il bicarbonato sul tappeto per tutto il tempo che poi ho dedicato a fare le pulizie sul resto della casa, così comunque agirà per parecchie ore. Preparo la prima lavatrice della giornata inserendo il detersivo per i capi scuri e poi l'acido citrico. Mi trovo molto bene con l'acido citrico utilizzato appunto come ammorbidente. Alcune di voi me l'avevano consigliato quando feci il primo video riguardo a come fare il bucato e da lì devo dire che ho iniziato a utilizzare l'acido citrico e non sono più tornata indietro, mi trovo veramente bene. Oggi scarto un pacchetto arrivato da Yedi, il prodotto Yedi Vac 2 Pro. Questo robottino aspira e lava pavimenti. Questo è il cavetto di ricarica, mentre questa è la stazione di ricarica. Questo invece è il componente per il lavaggio dei pavimenti. Questa è la spazzolina di pulizia e adesso però vediamo il montaggio insieme. Inserisco la presa di ricarica alla sua postazione, la spazzolina sotto al dispositivo Yedi. Come vedete le ruote praticamente schiacciandole vanno in basso, questo gli consente di andare anche nei posti molto bassi. Questo è il supporto dove all'interno viene raccolta tutta la polvere. C'è anche una spazzolina per effettuare la pulizia. E questo è il pulsante di accensione. C'è anche un'app da scaricare
Quest'app è molto utile perché vi consente di regolare il tipo di pulizia, di regolare anche la quantità di acqua durante il lavaggio dei pavimenti o selezionare magari una zona specifica della casa da pulire. Yedi Vac 2 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con un lavaggio oscillante, rileva gli ostacoli e ha un'autonomia di 240 minuti. Adesso riempio con dell'acqua il supporto appunto per il lavaggio. Adesso procedo a montare il supporto per il lavaggio all'interno di Yedi Vac 2 Pro. Allora vado in camera da letto e tolgo le lenzuola, così faccio un cambio lenzuola e le appallottolo in modo che la polvere non voli all'interno della stanza. Tolgo tutto e adesso voglio testare in questa stanza il lavoro che farà Yedi Vac 2 Pro. Voglio segnalarvi che non ho fatto una pulizia con aspirapolvere prima, quindi ho messo giù direttamente il Yedi Vac 2 Pro e avviato la pulizia. La pulizia prevede l'aspirazione e il lavaggio. Quindi adesso lo vedremo in azione. Yedi Vac 2 Pro ha una tecnologia per evitare gli ostacoli, scarpe, animali domestici, ciotole o giocattoli. Non bagna i tappeti perché quando rileva un tappeto disattiva la funzione lavaggio e continua però con l'aspirazione. Esegue la mappatura di tutta casa tramite l'utilizzo del GPS. La pulizia è personalizzabile, infatti con l'app Yedi si può personalizzare la pulizia impostando l'aspirazione e livelli di flusso dell'acqua in base ai vari tipi di sporco. E si può scegliere anche la sequenza di pulizia oppure scegliere di pulire una stanza in particolare. Ho scelto di effettuare il test di pulizia in camera da letto perché volevo verificare che effettuasse la pulizia anche sotto il mio letto. Come sapete, da una parte io ho i cassettoni, dall'altra parte praticamente è vuoto. E quindi volevo controllare che effettivamente il robottino entrasse lì sotto e pulisse perfettamente anche tutta quella zona. Ed effettivamente così è stato. Yedi Vac 2 Pro, diciamo, può essere molto utile magari quando facciamo delle pulizie di casa. Ad esempio, io in questo momento stavo riprendendo, ovviamente perché dovevo realizzare il video, però non ho ripreso per tutta la durata delle pulizie dello Yedi. Ovviamente ho lasciato lì lo Yedi e sono andata nelle altre stanze per continuare tranquillamente le mie pulizie di casa. Yedi Vac 2 Pro è un prodotto che consiglio a tutte le persone che hanno veramente pochissimo tempo, che possono avviarlo tranquillamente prima di uscire di casa, così al vostro rientro troverete i pavimenti ben puliti. E quello sarà sempre un lavoro in meno da fare. Se siete interessati all'acquisto del prodotto Yedi Vac 2 Pro, ho un codice sconto per voi, che vi consentirà di avere 30 euro di sconto sull'acquisto del prodotto. Il codice è valido fino al 20 di agosto. Vi lascio tutti i dettagli per effettuare l'acquisto in descrizione. Ci tengo molto a testare questi prodotti per voi, a farvi vedere come si comportano con le pulizie e quindi a farvi vedere anche il risultato della pulizia stessa, in modo che voi possiate valutare se questo prodotto possa fare al vostro caso o meno e quindi valutare poi l'eventuale acquisto. La lavatrice nel frattempo avrà finito il lavaggio, quindi sono andata a stendere il bucato. E poi ho preso l'ultimo cappotto che avevo da lavare. Se avete visto tutti i miei video sapete che ho messo via tutti i cappotti pesanti da lavare per lavarli appunto in questa stagione che è molto calda.
inserisco come al solito il mio detersivo e l'acido citrico e avvio il ciclo di lavaggio. Passo poi al lavaggio del bagno. In questo periodo sto utilizzando il Viacal e mi trovo molto bene. A volte mi piace anche variare con i prodotti di pulizia e testarne magari di nuovi. Ho fatto un primo lavaggio della vaschetta e poi ho posizionato tutti gli oggetti all'interno della vaschetta e, come al mio solito, li disinfetto all'esterno con candeggina. Se avete visto altri miei video sapete che io faccio sempre questo tipo di passaggio. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like... Anche per i vetri mi piace cambiare prodotti, testarne di nuovi. Per la pulizia del vetro invece ho utilizzato il prodotto di Everdrop. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Un'altra cosa da fare è preparare l'ammorbidente con acido citrico. Questo è l'acido citrico liquido di Nortembio, mi trovo benissimo, io mi trovo benissimo con tutti i prodotti di Nortembio, veramente ve li consiglio. In questo caso c'è l'acido citrico liquido, però esiste anche l'acido citrico in granelli. La confezione ha un tappino misuratore. Bisognerà inserire 100 ml di acido citrico per un litro d'acqua. Questa è una confezione di capienza 2 litri, quindi di conseguenza ho inserito 200 ml di acido citrico e 2 litri di acqua. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
you know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Ed ecco completato l'ammorbidente. Adesso lo shakerò un po' ed è pronto per l'utilizzo. Nel frattempo il robottino avrà finito la pulizia della camera da letto ed ecco il risultato della pulizia. Come vedete il pannetto è molto sporco, quindi vuol dire che effettivamente ha effettuato una pulizia, un lavaggio sui pavimenti. Questo qui viene tolto ad ogni pulizia e deve essere lavato, così come ogni componente di tutto il robottino. Questo per far sì che a ogni ciclo di pulizie abbia le migliori prestazioni. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Sull'altro lato invece abbiamo il serbatoio della polvere. You don't ever wanna give me away. Ed ecco il risultato della pulizia. Guardate quanto sporco. Questo contenitore può essere lavato sotto l'acqua corrente tranquillamente. Io ho tolto ad esempio il filtro che comunque risultava pulito e tutta invece la vaschettina ho effettuato proprio il lavaggio sotto l'acqua. Quando il robottino sarà totalmente scarico, andrà direttamente da solo sulla postazione di ricarica. Sono trascorse circa 3 ore da quando ho cosparso il tappeto con il bicarbonato, quindi adesso posso procedere all'aspirazione. Il bicarbonato più viene lasciato agire e meglio è. È consigliabile cospargere il bicarbonato sul tappeto la sera prima in modo da farlo agire tutta la notte, perché più tempo ha modo di agire il bicarbonato migliore sarà la pulizia effettuata. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Per pulire e disinfettare il divano utilizzo un panno umido con del Napisan e procedo così alla pulizia. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my mind. Questo è il ripieno, tra virgolette, dei cuscini del divano che ho precedentemente lavato in lavatrice. Ora sono ben puliti e quindi posso riposizionarli al loro posto. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the... Ed ecco qui anche il divano è ben pulito. Periodicamente questo tipo di pulizia credo sia proprio necessaria. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un bel mi piace, vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.